Poracci, solo risposte sbagliate è ormai diventato un format transmediale, un quiz che va ben oltre il mondo dei videogiochi. Francesco ha riconosciuto per primo il segmento Chi è quel Pokémon e anche tutto il meme che c'è dietro, e vi ringrazio ancora una volta per tutte le risposte sbagliate. Mi avete fatto veramente spaccare, ma Yuri si merita il premio. Questo è il nuovo indizio di Kojima, abbiamo svelato il mistero. Elle Fanning nella parte di Pikachu e io già prevedo un capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Manado! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non andare mai in crash. Quella di oggi sarà una puntata ovviamente ricchissima tra recapponi, aspre critiche e messaggi di speranza. Però, prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Link li trovate in descrizione. C'è pure il Porion, fatelo per lui. Bene, ho detto tutto, i link li trovate in descrizione. Iniziamo! Inizierei ricordandovi che da oggi è disponibile su NSO Pilot Wings. La libreria Nintendo 64 si fa sempre più ricca e oggi è il turno del bizzarro simulatore di movimento in uno spazio tridimensionale che accompagnò il lancio della console in Giappone. Probabilmente molti di voi avranno giocato al suo seguito su 3DS e Pilot Wings è una di quelle serie Nintendo magari non invecchiate benissimo, in particolare l'episodio su SNES, ma che rivestono un ruolo fondamentale nell'utilizzo e standardizzazione dei motori poligonali nei videogiochi. Ovviamente anche la app si è aggiornata e, secondo Hot Meal Dome, sono stati modificati alcuni parametri interni su F0X e non è chiaro se questi influiscano sulle performance del titolo, che su Switch presenta qualche difetto non riscontrato nell'originale per Nintendo 64. Non sarebbe la prima volta che Nintendo migliora retroattivamente i titoli Nintendo 64, ma di questo dobbiamo ancora avere la conferma. Ah, e c'è anche una notizia relativa a Xenoblade Chronicles 3, ma in segno di protesta per la gestione scandalosa della Limited ne parlerò in modo sbrigativo e sommario. Esce oggi la seconda parte del pass di espansione, ricordatevi di scaricarla. Famitsu ha reso noto i dati di vendita per quanto riguarda la scorsa settimana e ci sono interessanti novità. Il primo posto è ancora occupato da Splatoon 3, che con altre 120.000 copie vendute ha superato i 3 milioni complessivi sul suolo nipponico, ma la grossa novità sta al secondo posto. La versione Switch di Nier Automata entra di prepotenza in classifica con un ottimo debutto, oltre 30.000 copie vendute e si parla solo dell'edizione fisica. Niente male per una riedizione di un gioco disponibile da anni su piattaforme diffusissime. Speriamo che Square prenda nota di segnali del genere. Se portati con cura, anche dei titoli a prezzo budget possono raggiungere ottimi risultati su console ibrida. E infine vi ricordo che da oggi, anzi da ieri, è possibile iscriversi gratuitamente al nuovo servizio fedeltà di Sony, il PlayStation Stars. Potete associare il vostro account PSN a Stars o dal sito del PlayStation Network, raggiungibile tramite PC, o altrimenti con l'app dedicata, disponibile sia su iOS che Android. Fatemi sapere che prima impressione vi ha fatto questo nuovo servizio di Sony. Bene Poracci, passiamo alle notizie del giorno, ma sbaglio oppure qua dentro inizia a fare caldo? Eh sì, perché le prossime settimane su Switch saranno bollenti e sono tre le uscite che domineranno le attenzioni degli utenti. Abbiamo Sparks of Hope il 20 ottobre, Persona 5 Royal il giorno seguente, il 21, e infine Bayonetta 3 il 28. Facciamo un attimo il punto della situazione perché ogni giorno stanno uscendo tonnellate di informazioni aggiuntive e preview su questi tre titoli attesissimi. E partiamo con Persona 5 Royal, un titolo di cui sappiamo già praticamente tutto, visto che si tratta di un porting di un gioco uscito anni fa su PlayStation 4. Abbiamo già visto che il gioco è un po' nelle mani di tutti e i primi filmati di gameplay mostrano una conversione piuttosto riuscita. È infatti arrivata la conferma che dietro a ogni versione specifica c'è stato un esteso lavoro di ottimizzazione, tanto che Sega ha curato in prima persona tutto il processo di porting. Una notizia che rende leggermente meno amaro il full price di questa riedizione.
Certo che qualche piccola aggiunta non avrebbe guastato affatto, non trovate? C'è poi Mario Rabbids, Sparks of Hope, e qui in realtà siamo strapiani di anteprime, hands-on e trailer che rischiano in parte di rovinare l'esperienza di gioco per quanti dettagli stanno uscendo fuori sulla nuova produzione di Ubisoft Milano, capitanata da Davide Soliani. Oggi è uscito un nuovo trailer animato che introduce il mondo di gioco e riassume quanto sappiamo dell'incipit della storia, oltre ad aggiungere alcune sequenze di gameplay sia in esplorazione che in combattimento. In realtà il gioco me lo hanno venduto già col primo trailer di presentazione l'anno scorso, e chi ha avuto il piacere di giocare al primo capitolo non può non essere in hype per questo seguito ancora più ambizioso. Se avete una buona conoscenza dell'inglese, vi consiglio di recuperare quest'articolo del portale Nintendo Life, dove i redattori si sono recati negli studi di Ubisoft Milano per intervistare gli sviluppatori. Esce fuori un bel making of testuale che approfondisce molte scelte dietro alle novità introdotte con Sparks of Hope. E per finire c'è Bayonetta 3, che oggi ha ricevuto un trailer a dir poco epico a modo suo, che alza l'asticella del no sense di questo titolo. Insomma, perfettamente in linea con la serie. Se non volete spoiler, vi consiglio però di saltare a pie pari questo filmato, perché sul finale viene svelato un elemento di gameplay che forse avrei preferito scoprire durante la mia prima partita. Comunque tutte le preview sono stra entusiastiche di questo atteso ritorno. A quanto pare molto di quello che era stato pensato per Scalebound rivive nel combat system di Bayonetta. Io inoltre ci vedo tantissimo di Astral Chain, e in questo do massima fiducia a Platinum Games, veri e propri esperti del settore. Tra l'altro è un gioco importante perché sta venendo coperto da canali che solitamente non trattano prodotti Nintendo, ma il fascino di Bayonetta riesce a estendersi ben oltre i confini della grande N. Di sicuro sono tutti interessati alla sobrietà del gameplay. L'unica cosa che mi preoccupa è la qualità grafica. Non so se è un problema di scelte cromatiche o di art style, ma gli ambienti di gioco mi sembrano di uno scarno unico, di una piattezza disarmante e addirittura peggiori di quelli del secondo capitolo, che era un gioco uscito su Wii U. E temo proprio che Platinum Games si sia scontrata contro il muro dei limiti hardware di Switch. Però ditemi voi, poracci, quali di questi tre titoli prenderete? Vi aspetto nei commenti, ma qui parte anche il sondaggione, tenetevi pronti. Nel mentre anche Sony si prepara a una delle uscite più importanti dell'anno, tanto che è appena stato annunciato un nuovo bundle di PlayStation 5 che verrà venduta assieme a God of War Ragnarok. Il trailer è stato pensato per ricordare tutte le feature esclusive di PlayStation 5 e della full immersion next gen, quindi abbiamo riferimenti al 4K, all'audio 3D e anche alle varie feature del DualSense. E quale modo migliore di godersi il pacchetto completo se non quello di prendere un bel bundle che oltre la console comprenderà anche il gioco e le cuffie Pulse 3D. Questa edizione arriverà in concomitanza con la pubblicazione di Ragnarok il 9 novembre e non sappiamo ancora il prezzo, ma probabilmente sarà in linea con quanto visto con i bundle di Horizon. Nella speranza che il numero maggiore di scorte PS5 permetta di acquistare il bundle, che magari non si rivelerà l'ennesimo miraggio proposto da Sony, possiamo dire che da un nome così importante ci si aspettava qualcosina in più? Il gioco arriverà in forma digitale, nonostante la PS5 sia quella con disco, la console non presenta alcun tipo di personalizzazione e anche il controller è il DualSense standard e non c'è traccia di quell'edizione speciale, bruttina ma speciale, presentata durante l'ultimo State of Play. Ma vi ricordate le tamarrate cafonissime che tiravano fuori ai tempi di PlayStation 4 Pro? Ok, ci sono sì difficoltà oggettive di produzione, ma mi sa proprio di occasione sprecata. E a voi? E chiudiamo parlando rapidamente dell'offerta del PlayStation Plus di ottobre, in particolare per quanto riguarda i due tier di livello alto, ovvero l'Extra e il Premium. Perché, poracci, per me non ci siamo proprio. Anzi no, dai, non voglio essere troppo cattivo. Diciamo che l'offerta intermedia, quella dell'Extra, è oggettivamente interessante. Questo tier consente l'accesso a un catalogo di giochi PS4 e PS5 scaricabili sulla propria console e può essere visto un po' come un livello equivalente al Game Pass di Microsoft. Ecco, forse questo però è anche uno dei problemi principali. Si tratta di titoli che in gran parte sono tutti già stati offerti mesi addietro, se non addirittura anni, sul pass di Microsoft. E
se si ha accesso anche a altre piattaforme, c'è veramente poco che giustifichi il prezzo dell'abbonamento. Certo, se avete solo una console Sony, troverete tanti titoli quantomeno da provare, da Vice City a Dragon Quest 11. Non solo c'è una grande scelta, ma c'è anche tanta qualità. Il vero problema per me è con l'abbonamento premium e il catalogo dei classici. Come potete vedere, a parte le remaster di Yakuza, questo mese ci saranno solo titoli PlayStation 3, quindi riproducibili esclusivamente in streaming, e a dirla tutta si tratta di giochi neanche così entusiasmanti. Ma che fine hanno fatto i giochi PS1, PS2 e PSP? Con un catalogo così vasto alle spalle, Sony potrebbe, anzi dovrebbe, fare molto di più per giustificare la spesa non poraccia che comporta abbonarsi per un anno a questo servizio. Allo stato attuale, per ora, sono molto deluso da questo catalogo e aspetto la fine del primo anno per formulare un giudizio, ma se dovessi scegliere adesso, non penso che rinnoverei l'abbonamento, anzi scenderei direttamente al tier Essential. E voi, poracci? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, sul serio, grazie, e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta di darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Ottobre, Michele Bundle. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ho sbagliato la prima frase. Perché non so leggere? Andate a scuola, è importante.